Ciao 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 a tutti, oggi prepariamo le polpette al sugo. Le polpette le andiamo a cuocere nella friggitrice ad aria che si sta riscaldando a 185 gradi. Sono già passati 2 minuti, quindi sono pronte da infornare. Qui sta sobbollendo il sugo, un semplice sugo di pomodoro, niente di che. E andiamo subito a infornare le nostre polpette. Le mettiamo a strati nella friggitrice. Ecco qui, ho usato una di quelle grigliette che mi sono arrivate con quel set che ho acquistato su AliExpress e che sto usando veramente tanto. Sotto vedete il primo strato e sopra il secondo. E andiamo a inserire il cestello nella nostra friggitrice e a far partire la cottura. Questo è il tappetino in silicone che è arrivato sempre con il set che io uso per appoggiare il cestello quando lo tolgo per controllare la cottura. 12 minuti, ma vediamo un po' quanti ne serviranno in realtà, perché non è detto, magari ne servono anche meno. Non vi ho detto che prima di infornare avevo spruzzato le polpettine con un po' di olio da questo spruzzino, proprio un paio di pigiate e basta, solo quello. Comodissimo. Eccole qui, le nostre polpette sono cotte e andiamo a trasferirle nel sugo. Uso questa pinza lunga lunga per non scottarmi, ovviamente. Ciuff! Eccole qua. Una delle cose più buone in assoluto da mangiare sono gli spaghetti col sugo e le polpette, almeno secondo me. Io semplicemente li adoro. Le mettiamo ad una e le tuffiamo letteralmente nel sugo. Eccole qui. Cestello da pulire, ma si pulisce veramente in un attimo. Mescoliamo, le facciamo cuocere un pochettino, non serve tantissimo perché sono già cotte nella friggitrice. E così abbiamo evitato la puzza di olio e di sporcare una pentola che magari poi è difficile da pulire. E invece il cestello della friggitrice si pulisce veramente in un attimo. Lasciamo bollire ancora un po' e vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso. E al prossimo video e buon appetito!